Avevo cominciato con questa battaglia da presidente della UISP, adesso la continuo come parlamentare ed è un gran giorno perché il Parlamento ha approvato la mozione che impegna il governo ad assumere nell'ordinamento italiano i principi della Carta dei diritti delle donne nello sport e impegna il governo a suggerire allo sport, al mondo sportivo, di inserire nel suo ordinamento questi principi. Ad oltre 25 anni dalla prima Carta dei diritti delle donne nello sport, finalmente oggi in Parlamento è stata approvata una mozione che riguarda appunto la parità di genere nello sport. E io aggiungerei che la parità di genere non dovrebbe avvenire solo nello sport, ma anche nella politica e in tantissimi altri settori. Ma da donna, da atleta, da sportiva che rappresenta l'Italia con orgoglio in giro per il mondo, sono contenta che si sia fatto questo primo passo in avanti, che il governo si sia impegnato ed ora mi auguro che dalle parole si possa passare ai fatti. Per noi della UISP il percorso è stato lungo, abbiamo ripreso la carta dell'85 per riattualizzarla, ridargli vita, perché purtroppo a distanza di 30 anni, nonostante la pratica femminile sia molto aumentata, le donne non hanno raggiunto gli stessi diritti né a livello di sport professionistico né amatoriale né tantomeno a livello dirigenziale. Soprattutto con la Carta europea abbiamo voluto anche aggiungere delle tematiche che 30 anni fa non erano così attuali, ad esempio i diritti delle donne migranti di poter praticare sport. Ci auguriamo che questo sia il primo passo finché venga recepita anche a livello europeo dal Parlamento europeo e magari divenga nuovamente una risoluzione come è stata nell'87. Una giornata positiva per le donne, per lo sport italiano. Abbiamo appena approvato una mozione unitaria, sottoscritta da moltissimi gruppi politici presenti in Parlamento, che afferma un principio semplice: la parità di accesso alle discipline sportive, allo sport per tutti, da parte di uomini e donne, perché sono ancora troppe le discriminazioni che le donne vivono nel mondo dello sport e perché ancora i dati ci dicono che c'è una differenza nella possibilità di accedere allo sport da parte di uomini e donne in quasi tutte le fasce di età.